quello che ci dice lei per noi conta e vediamo. Grazie, intanto grazie per avermi invitata. Noi non abbiamo mai sostenuto di non poter comunque andare incontro ad errori, ma ciò che contraddistingue fortemente il Movimento 5 Stelle è che da noi chi sbaglia paga. Infatti abbiamo chiesto la sospensione e abbiamo allontanato, chiesto proprio un passo indietro a tutte le persone che risultano coinvolte in questa situazione. Capita che si possa sbagliare, ma la cosa più importante è chi sbaglia paga, non ha premi, non ha forme di gratificazione, ma viene queste persone viene chiesto un passo indietro. Diverso è il caso del PD, dove c'è De Luca, il quale non l'ho detto io, la commissione antimafia del Parlamento ha chiesto nei confronti di De Luca un'indagine, commissione antimafia. E Renzi lo ha premiato. Stanotte, nel cuore della notte, è passato un emendamento sulla base del quale De Luca diventa padrone assoluto delle decisioni sulla sanità in Campania, dopo che contemporaneamente la stessa persona è stata, purtroppo, e lo dico veramente con dolore, è stato in qualche modo sorpreso nel fare un vero e proprio scambio elettorale con i sindaci della sua fazione, per approfittare di un meccanismo di voto di scambio, che vede purtroppo nella difficoltà che vive la popolazione, il germe. Senta, mi perdona un attimo? Allora, regia, ieri noi abbiamo fatto questa puntata di Fatti e Misfatti su questo tema e io l'ho fatto sentire quel brano preso dal Fatto Quotidiano, ridato da Matrix, ieri l'ho fatto e ho anche commentato dicendo quest'uomo comanda più del segretario perché chiede una deroga e la otterrà. Lei ci ha dato la notizia, continuiamo, però la regia se ritrova il brano, appena lo trova lo rimandiamo, perché chi non ha seguito la puntata di ieri contestualizza quello che sta dicendo lei con questo documento e vada avanti. Sì. Nel cuore della notte è stato approvato questo emendamento che lo farà diventare De Luca praticamente l'unico decisore sulla sanità campana, oltre a presidente di regione, perché per lui valgono tutte le deroghe. Qualche giorno prima lo stesso De Luca aveva avuto un altro regalo, 600 milioni di euro per i trasporti e non per gli investimenti, perché sarebbe bello se al sud si investisse per far sì che la popolazione più comoda e potesse essere fruitrice di un trasporto pubblico adeguato, ma per le voragini che sono state causate da questa classe dirigente di vecchio stampo appoggiata da questa politica nei trasporti della regione Campania, che altrimenti falliscono se non ricevono 600 milioni di euro come regalo, perché ha gestito male peraltro, falliscono. Questa è la sorte dei cittadini campani e dell'Italia tutta, avere un livello di servizi assolutamente inadeguato e contemporaneamente pagare dei prezzi salatissimi per la cattiva gestione. Questa è la realtà. Avete sentito quello che ha detto la Ruocco? Avete sentito che io ieri temevo che il decreto fermato in commissione si sarebbe ripresentato, che fosse approvato nella notte? Cosa aveva detto De Luca? Ruocco, glielo faccio risentire perché lo meritano gli spettatori. Poter impegnare il consigliere comunale, l'amico, l'imprenditore a dire quante persone porta a votare. Abbiamo uno notoriamente clientelare come Franco Alfieri, che lui sa fare la clientela bene, come Cristo comanda, in maniera organizzata, attenditi ragazzi, queste cose belle. Allora, quanti sono il 50% degli elettori? Quanti sono? 7.000, 6.000, 5.000? Come? 8.000, bene, l'impegno che assume formalmente qui davanti a voi Franco Alfieri è di portare a votare 4.000 cittadini di Acropoli, in blocco, armati, con le bandiere, la Madonna, entusiasti. Ma voi, allora, mo vedi tu come Madonna devi fare, offri una frittura di pesce, Acropoli, dice che c'è la cima di lì, le barche, gli otto, fai il cazzo tu, ma tu devi portare 4.000 persone a votare. Se ne porti uno in meno di fronte al popolo qui che sta
condannata. Abbiamo cercato di spiegare a due teste di sedano che hanno la funzione di commissari in questo momento che non siamo la Toscana. Qui la sanità privata è il 25% della sanità, sono migliaia di persone. Io credo sinceramente che per come ci siamo mossi in questi mesi ci sia rispetto da parte dei titolari di strutture private qualificate e possiamo permetterci di chiedere a ognuno di loro, per ogni clinica, ogni laboratorio, di fare una riunione, di farsa con i propri dipendenti, ma parliamo di migliaia di persone. Ecco, una riunione con i propri dipendenti, una cosa pazzesca. Chiediamo, oggi è commissario, agli spettatori racconto. Primo, era una riunione di sindaci. Secondo, la premessa era, qui in Campania sono arrivati denari da questo governo e arriveranno fiumi di denaro dal governo e dalla Unione Europea se vinceranno i sì. Poi non ha nemmeno detto, e questo lo chiedo a lei però, ma è perché ieri l'ho posto il problema, ma nessuno mi ha risposto. Mi risponda lei. Ma con l'abolizione del titolo quinto, molti di questi denari che De Luca sventola ai sindaci, non è poi neppure vero che arrivano in regione, perché rimangono al governo, li riprende il governo o no? Ma De Luca, quello che dice De Luca veramente è soltanto passibile di censura e va stigmatizzato. Una persona come De Luca dovrebbe tornare a casa. Con la modifica costituzionale avviene soltanto il potere di supremazia dello Stato anche sulle decisioni delle regioni, delle comunità locali. Cioè la verità, l'unica portata innovativa di questa norma è che anche a livello regionale i cittadini non avranno più potere, ci sarà una clausola di sudditanza sulla base della quale se ti vogliono costruire un inceneritore, se ti vogliono trivellare sotto casa, lo faranno tranquillamente senza neanche ascoltare, dover ascoltare sulla base della legge le esigenze delle comunità locali. Dal punto di vista della sanità purtroppo non cambierà nulla, perché quello che sono le inefficienze di una classe politica corrotta, purtroppo quelle rimarranno, e quando anche arrivassero i denari, e non è vero se non per premi e premialità alla gente corrotta, verrebbero comunque spartiti se queste sono le persone che sono lì al comando e che addirittura diventano proprietari della sanità, perché ricordiamolo, De Luca oltre al presidente della regione assume i poteri di commissario straordinario, quindi il padrone assoluto. Ora cosa vuole che questa gente possa fare dei denari pubblici? Assistere realmente la gente che sta male, oppure, come purtroppo da lui stesso ammesso, fare un discorso di promozioni, di scambio, di sanità privata? Insomma, le persone devono dire no a tutto questo il 4 dicembre. È importantissimo che tengano stretti i propri diritti e che non si facciano più prendere in giro da queste persone. Io sono campana, lo dico con orgoglio, la gente in Campania è gente per bene. Questa persona non può rappresentare quelle persone, le persone campane, è una persona che rappresenta il sistema marcio avallato da Renzi, eppure ha preso voti, no? Ha preso voti perché si appoggia ad un partito democratico che fa sponda con tante clientele. Abbiamo preso anche tantissimi voti puliti noi, e tanta gente purtroppo è anche male informata, perché votare una persona come De Luca non significa sentirsi rappresentati da una persona come lo stesso De Luca quando poi dice e fa questo tipo di esternazioni. Tante volte si è poco informati, altre volte le persone cercano di portare avanti la loro voce e non ci riescono, e poi c'è una parte che chiaramente il PD tiene sotto scacco per le clientele. Non parliamo del disagio che vivono i cittadini in Campania e in Italia tutta, per questo non vogliono un reddito di cittadinanza, per tenere sotto ricatto le persone e per poter fare di quella povera gente un numero elettorale a fronte di una frittura di pesce. Non va bene.
Se la invito io a mangiare una frittura di pesce, non pensi che è corruzione, eh? Pago di tasca mia, non si preoccupi. L'importante è che non si gravi sulle spalle. Qui se no demonizziamo la classica e squisita frittura di pesce. Mamma mia, per carità. Per carità, e so anche, che lei, insomma, e so che lei non è d'accordo. Oh, mi parla un attimo, no, però. No, a me piace molto la frittura di pesce. Lo credo. Anche la pizza, se proprio vogliamo essere. Lo credo. Allora, adesso le voglio ancora però chiedere dei vostri incidenti sulle firme. Lei ha parlato, chi sbaglia paga, gli errori. Ma questi errori in cosa consistevano? Che poi mi sembrano differenti tra Palermo e Bologna, no? Questo io vorrei che la magistratura indagasse con la massima serenità, quindi in maniera precisa quello che configurano questi errori, queste irregolarità, lo stabilirà e lo sta stabilendo la magistratura. Quello che è importante è che via via che si mette in luce e che il Movimento 5 Stelle viene a conoscenza di irregolarità che possono nuocere alla trasparenza e al buon andamento di un movimento completamente rivoluzionario e di portata innovativa, ecco che questi fenomeni vengono subito stigmatizzati e le persone a cui fanno capo vengono isolate. Ecco, io le voglio fare una domanda anche su Roma, è un vecchio tema, però quando è stato eletto il sindaco Virginia Raggi si è parlato un po' come adesso, prima dei referendum, si è detto che ci sarebbe stato un maremoto, un terremoto di Roma, sarebbe sprofondata la città, chissà cos'altro. Roma non è migliorata in questi pochi mesi, però non è neppure peggiorata e comunque non ci sono state malversazioni, ulteriori furti di denaro pubblico come quelle che ormai avevamo scoperto erano, diciamo, settimanali se non quotidiane. E Virginia Raggi, a parte le polemiche che sono state dentro il movimento e riprese, amplificate fuori, non è stata colpita da scandali. Ecco, le volevo dire, lei ripensando a quelle polemiche dentro il movimento, non pensa che tante volte siete anche voi che vi date la zappa sui piedi? Come si dice in Campania, diciamo. Lei giustamente ha sottolineato il fatto che tante volte vengono enfatizzate a livello mediatico e strumentalizzate certe situazioni e certi dialoghi che fanno parte proprio del processo democratico di una forza politica. Quindi io credo che sia una risorsa anche quella di una sana discussione. Vorrei giustamente, chiaramente, che non venisse a buon bisogno strumentalizzata per fini elettorali, però poi i fatti dimostrano la realtà e quindi le cose stanno andando avanti, appunto. Ecco, ora le voglio chiedere invece della riforma costituzionale. Il Premier Matteo Renzi dice se non si cambia questa volta non si cambia più. Forse voi siete anche del parere che non bisogna cambiare, toccare niente. Cioè lui, cioè il Premier cambia con De Luca? Cioè, perché se la prende con la carta costituzionale, premi a De Luca, non rimborsa i cittadini truffati dalle banche, continua a fare regali agli istituti finanziari e dice che dicendo sì a tutto questo, alla sua politica e alla distruzione della Costituzione, i cittadini festeggiano. C'è da credergli veramente Gliela cambio la domanda. Io volevo dire per il bicameralismo perfetto, però gliela cambio perché lei può dire è perfetto e a me sta bene perché è perfetto, quindi non gliela faccio così la domanda. Le dico, questa legge elettorale però è il punto debole, perché nel combinato delle due cose molti hanno detto c'è un problema di democrazia. Perché certo, poi uno, ecco. Sì. Allora io però io le dico, voglio fare anche un esempio perché le persone sappiano quello che accade all'interno dei palazzi, che non sempre viene detto adeguatamente in maniera chiara. Le opposizioni che verrebbero distrutte dalla riforma di Renzi combinata con l'Italicum, perché prevederebbe chi vince praticamente prende tutto, perché il Senato dei nominati, se lo nominano i partiti senza
senza farlo eleggere, e contemporaneamente alla Camera le opposizioni verrebbero schiacciate. Questo che cosa significa? Significa che quando per esempio io sono in Commissione Finanze, venisse discussa, come è avvenuto, un decreto sulla base del quale le banche, dopo 7 rate anche non consecutive che una persona in difficoltà non riesce ad evadere del mutuo, prendono automaticamente la casa senza passare per il giudice. Ecco, questo è avvenuto in Commissione Finanze, è stato fermato dall'opposizione. Siamo riusciti a portare, grazie al fatto che c'era un'opposizione che poteva informare, che potesse comunque far pesare la propria voce all'interno della Commissione. Ecco che quelle rate non sono oggi più 7, ma sono state allungate a 18. Ovviamente noi non avremmo voluto proprio questo decreto assurdo, però abbiamo portato alla luce il problema e la gente è stata aiutata dal lavoro delle opposizioni. Ogni giorno viene fatto questo all'interno dei palazzi, riusciamo a fermare delle situazioni che poi ricadono sulla prima casa, sul reddito delle persone. Neutralizzare, distruggere le opposizioni significa togliere questa voce ai cittadini, e Renzi con questa riforma si appresta a fare esattamente questo: togliere il potere di scelta per i membri del Senato, che non viene abolito, quindi è finta l'abolizione del Senato, non c'è, e togliere, mettere definitivamente la parola fine a qualunque opposizione alla sua voce, che è la voce delle banche e dei grandi gruppi petrolieri. E non lo dico per dire, pochi minuti fa io sono stata in commissione bilancio fino a poco fa, ed è stato bocciato un emendamento di Davide Crippa del Movimento 5 Stelle che prevede di far passare, avrebbe previsto di far pagare l'IMU alle piattaforme petrolifere. Questo governo dice no, quindi l'IMU ai cittadini ma non ai petrolieri. Questo è il destino che Renzi vuole disegnare per noi, ma noi diremo no il 4 dicembre. Ora le faccio un'ultima domanda, ma ci resta un minuto, quindi mi deve dire solo sì o no. Un suo collega esponente del Movimento 5 Stelle, sempre in questa rubrica, un mese e mezzo fa, ha detto che per voi andrebbe bene cambiare la legge elettorale con un sistema proporzionale. L'argomento è tornato, come ha visto, sta tornando nel dibattito. Lei lo conferma o insomma si deve riflettere? Sì, il discorso del proporzionale va bene, noi siamo sempre coerenti con il nostro programma, quindi comunque abbiamo la centralità nei confronti dei punti del programma che rappresentano i cittadini che ci eleggono. Il maggioritario ha dimostrato la stessa instabilità, perché oltretutto ci sono i cambi di casacca. Certo. Uno pensa di votare una persona che fa capo ad una coalizione e il giorno dopo questa persona cambia idea e va a formare un gruppettino misto, quindi lo stesso si polverizzano i vari gruppi all'interno della Camera, solo che succede il giorno dopo. E quindi a questo punto il maggioritario non dà quelle garanzie di stabilità come si vorrebbe far credere. Grazie. E un mio amico mi ha detto l'altro giorno: uno pensa di votare Verdini e invece vota davvero Verdini. Io in quel caso non so che dire, e la lascio così, cambia pure la Costituzione, e la lascio così, come è il bicameralismo perfetto, che lei dice, ma quello è perfetto, perché dobbiamo cambiare? Bene, esatto. Ci fermiamo qui, grazie all'onorevole Ruocco, ci risentiamo presto, Fatti e Misfatti torna come al solito, nel suo solito orario, e poi naturalmente ora le notizie di TG Com.